Per me il cinema è stato come respirare, insomma, non so. Da bambino piccolo mia madre, appena sono stato 6-7 anni, ha cominciato a portarmi al cinema 2 o 3 volte alla settimana e io non sapevo neanche cosa fosse, stavo lì a vedere. Se mi piaceva bene, se no mi addormentavo e dopo da allora sono sempre andato al cinema. Per me è un'abitudine, non è che ci sia stato un lavoro mentale, una scelta o qualche cosa. Mi sono abituato ad andare in bicicletta, andare al cinema, non mi ha spinto niente. Era ancora muto e ho un ricordo di almeno 10-12 anni di cinema muto, sono dei pochi, oramai non ce n'è più, siamo gli ultimi, perché il cinema muto finisce in Italia verso il 32-33. E quindi dopo comincia il sonoro. E ho avuto tutti questo cinema americano, tedesco, veniva di tutto. E c'era una passione per il cinema straordinaria. E io mi sono appassionato, ma mi sono appassionato con mia madre, che era appassionata anche lei, e mia sorella, tutti e tre, si andava al cinema. Una piccola città di provincia, non c'era niente da fare, la guerra era finita. Imola in Romagna. Io sono romagnolo. Primi film che posso aver visto, ho visto Chaplin, ho visto Buster Keaton, ho visto i primi film che facevano western, che li facevano con la pista circolare, la macchina da presa in mezzo, i cavalli che correvano intorno, e c'era Hot Gibson, uno dei primi che. Uno che era più famoso non l'ho mai visto. Poi Harold Lloyd, poi Fritz Lang, più tardi quando ha fatto I Nibelunghi, e poi film di cappa e spada, che ce n'erano tanti, film italiani, che usavano bianco e nero, però mettevano dei vetrini viola, gialli, rossicci, davanti all'obiettivo e facevo queste luci Un così. po' virate, un po'. Sì. E poi film di avventure, film anche perché mia madre cercava un po' di farmi vedere dei film che fossero adatti anche per i bambini. Gli ultimi film che sono arrivati di Max Linder, è stato uno dei più grandi comici, 7 anni di guai. Molti film, i primi film muti bellissimi di Greta Garbo, della Metro-Goldwyn-Mayer, ma prima ancora i film della Fox, della Lemley, della United Artists con Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Charlie Chaplin. Ho visto, insomma, un sacco di roba e ho una buona memoria e li ricordo anche. Pirata Nero, ricordo di Douglas Fairbanks. Straordinario, si buttavano dall'albero della nave, nelle vele della nave avversaria, col coltello tenuto così, e si piantavano nella vela e venivano giù attraverso tutta la vela, attaccati così. Altri venivano nuotando sott'acqua. Poi c'erano queste divi italiane come la Borelli, la Bertini, ce n'erano altre. Borelli era bravissima, anche la Bertini era brava. Dovevano dare tutto perché il cinema era muto, quindi erano molto più espressive, dovevano col corpo, con le braccia, con le mani significare. È stata una grande epoca. Il cinema, dice Sarenko, che è un buon filmmaker di Verona, non è mai diventato adulto. È rimasto, come dici tu, è rimasto bambino, cioè ci sono delle strutture narrative che vengono continuamente ripetute. Struttura, per esempio, il matrimonio, come nei Promessi Sposi, il matrimonio impedito, l'amore impedito, poi continuamente la lotta fra il buono e il cattivo. Fra il buono e il cattivo era la base dell'opera horse, del western, o dell'opera dei cavalli, che i western erano quelli che andavano verso
l'Occidente, l'opera a cavalli era l'opera di questi cowboy. Gli schemi, il film è sempre stato uno solo praticamente, il racconto. Dentro a una ventina di schemi di racconto hai la maggior parte dei film, dei film anche fino ad oggi. Ho avuto un professore, il mio professore di filosofia, Galvano della Volpe, era appassionato di cinema. Sempre a Imola questo? No, a Bologna. Ero passato a Bologna. Dopo il 28 ero venuto a Bologna, ho fatto il liceo a Bologna a Galvani. E lui, c'erano Umberto Barbaro e Galvano della Volpe che facevano studi di filosofia e di ricerca sul cinema, ricerca filmica, e scrivevano dei libri. E prima c'era stato Ricciotto Canudo, ma Ricciotto Canudo che è stato uno dei primi che si è accorto che il cinema poteva essere un discorso serio, perché sennò il cinema era... Dalle persone, se le persone serie non andavano al cinema, ci va poco anche adesso. Ma proprio Benedetto Croce non aveva il minimo interesse per il cinema. Invece questo Della Volpe e Umberto Barbaro, poi Pasinetti e Venezia e così, sono stati i primi a fare critica cinematografica e storia del cinema. L'espressività, che la capacità che il cinema attraverso queste macchine è la forma che rende di più il lavoro del nostro cervello, della nostra percezione, del nostro modo di essere, di capire, di studiare la vita. Questo l'ha descritto molto bene nel suo libro, molto più avanti, Deleuze, Gilles Deleuze, nel suo cinema Immagini in Movimento, intorno agli anni 60. Quindi mi sono abituato, il cinema mi piaceva e mi sono abituato con questo professore che addirittura delle volte quando c'era un film veramente importante, in prima visione, ce lo pagava, ce lo pagava lui, mi ricordo che ci fece vedere, ci obbligava ad andarci proprio, ci fece vedere L'uomo di Aaron di Flaherty, che è un film completamente diverso dai film normali e che tutti e due, Aristarco e mi pare di Giovan Pietro, che hanno fatto delle antologie con 100 film da salvare, hanno messo tutti e due l'uomo di Aaron. Aran è una piccola isola a nord dell'Inghilterra di pescatori, è un documentario di come questi pescatori pescano, di come vivono, come su queste barche affrontano le tempeste, è un film meraviglioso. E poi ho sempre continuato così, mi sono entrato dentro, ci sono stati anni di cui io potevo far poco perché o vivevo a Cortina o poi i 5 anni della guerra, e poi nel dopoguerra sono entrato e ho fatto parte della Federazione Nazionale dei Cineclub, dove c'era Tosi, c'era Kosulic, il critico che fa critica ancora adesso, c'erano Callisto, c'erano tanti, così, e via via, poi ho fatto per 8 anni un festival di cinema underground o indipendente a Merano, sono entrato nella Federazione dei Circoli del Cinema Indipendenti Italiani, della quale adesso sono presidente onorario, e ho fatto così tutta la vita. Ma la critica cinematografica va divisa in... almeno in due gruppi, ci sono giornalisti cinematografici e ci sono con una preparazione generica che amano il cinema, che sanno tutto sulle dive, sui divi, cioè una maniera esteriore, che scrivono però sui giornali, sui quotidiani, su anche riviste che hanno tanto, lavorano molto anche
un grande nome, e ci sono quelli che affrontano il cinema appunto da un punto di vista conoscitivo, da un punto di vista filosofico. Primo che si interessa del, se lo vuoi filosoficamente, del cinema è il Pierce, filosofo pragmatico americano, al tempo di Spencer. Subito come comincia il cinema, lui nei primi anni del Novecento scrive dei saggi sul cinema. Poi Henri Bergson ne parla del cinema in Matière et Mémoire e negli altri libri. E via via ci sono, poi in Inghilterra c'è Spottiswoode, in Ungheria Béla Ballas, in Germania ci sarà Rudolf Arnheim, che è un grande studioso di cinema in rapporto con la psicologia della Gestaltung, della soggettività, dell'oggettività, e via via così insomma. Per esempio è uscito il terzultimo numero di Cineforum, che era tutto di saggi di filosofia sul cinema, molto interessanti. Ci sono le cattedre universitarie dove il cinema si fa molto seriamente. Ci sono gli studiosi di storia del cinema, i critici cinematografici, gli studiosi di pensiero sul cinema, sono divisi nei vari rami, ognuno poi sceglie quello che vuole fare, no? Moltissimi che fanno del cinema non si sono resi conto di questi valori qui, del Peirce, non li hanno mai... Cioè, l'uomo cerca di rappresentare la realtà, con la pittura per esempio. E voi vedete che i futuristi probabilmente sulla spinta del cinema cercano di rappresentare il movimento. Noi rappresentiamo in maniera simbolica quello che conosciamo e con mezzi limitati, perché oggettivamente sono limitati. Ora, aver aggiunto la possibilità del movimento, cioè di quella che è la base del cinema, l'immagine in movimento. Il cinema è fatto, un film è fatto di tanti fotogrammi dove sempre c'è l'immagine in movimento. Questa è una novità che aderisce molto alle possibilità, che corrisponde alla nostra conoscenza, perché noi conosciamo molta parte di quello che ci circonda, lo conosciamo come immagini in movimento, cosa che fino allora nessuno aveva mai potuto fare. Anche se già Leonardo cerca, prima prende un braccio così, no? Abbandonato sul disegno un braccio, e poi fa tutta una serie di braccia dietro a far vedere per cercare di far vedere come i muscoli si muovono in questi movimenti. Cioè aveva questo problema, no? Come aveva il problema del volo. Ma queste cose si realizzano soltanto oggi. Però si realizza non... Insomma, c'è sempre un video, un mezzo, perché c'è la penna quando scrivi, c'è il pennello quando dipingi. Però la penna e il pennello li muovi direttamente con la mano, invece lì è tutto fatto dalla macchina attraverso la fotografia. Perché niente, poi, dice Wim Wenders Alice va in città, è uguale a come si vede. Cioè il regista vede l'inquadratura e dice facciamo questa inquadratura. Poi quando va a verificare nella macchina da presa, nel filmato, non è come l'aveva vista lui, si avvicina, però la macchina da presa la ricrea. E tante volte ci sono anche casi per cui il regista sceglie o va avanti, c'è un dialogo con la macchina, con quello che dà la macchina da presa e quello che pensa lui, attraverso il quale si sviluppa il film. Perché noi conosciamo, le nostre possibilità sono di uno sviluppo di idee. Queste idee si sviluppano o vivono in parte nel nostro cervello, come riflessione, come pensiero, e in parte
come percezione del mondo esterno. Nel cinema tu hai la possibilità di realizzare tutte e due questo, questi due tipi di immagini, anche il tipo di immagine che è un terzo tipo, che è quello del sogno. E quindi la conoscenza viene allargata e sintetizzata in un film su tutte le possibilità di riflessione della nostra mente. Questa è, nessuna arte è mai riuscita prima a fare una cosa del genere. Anche se questo non interessa la maggior parte dei cineasti commerciali, no? Non lavorano in questo senso. Loro raccontano, partono dalla letteratura o dal teatro e raccontano una storia che faccia presa sul pubblico. Quelli che proclamano la morte del cinema è una gag, insomma, cioè si proclama la morte dell'uomo, si proclama la morte del cinema, si proclama la morte della terra, ma non vuol dire niente, insomma, il cinema non ha nessuna voglia di morire e non può, secondo me, appunto, neanche morire, tenendo conto che è cinema anche la televisione, anche la ripresa, che la ripresa video è cinema. Ci sono delle profonde differenze, ma è sempre cinema. Poi l'aggiunta del colore, l'aggiunta del suono, il perfezionamento continuo del suono, il perfezionamento continuo del colore. La purezza raggiunta col suono oggi, con digitale, con Dolby, con queste cose qui, no? Tutto questo è sempre dall'altra parte un approfondimento anche di quelle che non sono le nostre percezioni, le nostre sensazioni e il nostro modo di pensare. Quindi attraverso la macchina da presa noi impariamo e continuamente diamo ordine alla macchina da presa per indagare su un'analisi sempre più completa della riflessione. Il cinema, anche senza gli effetti speciali, fin dalla nascita, abbiamo detto che non diventa adulto, e quindi pericoli ce ne sono sempre. Qualunque cosa viene usata, perché il cinema, uno dei lati fondamentali dai quali non si può prescindere, è che il cinema è un'industria. Se è un'industria si tratta di denaro. E il denaro è un cattivo consigliere, no? Che per fare denaro si cerca l'effetto, si cerca il pubblico, la vendita dei biglietti. E quindi naturalmente questi pericoli ci sono sempre stati. Per un secolo il cinema li ha superati e penso che anche nei secoli successivi li supererà ancora. Adesso io ho visto a Parigi la Géode, dove c'è l'Omnimax, che è un cinema con pellicola 210 mm, schermo di 60 metri, però questa proprio assolutamente non riescono a fare niente di interessante. Cioè la parte ottica, la parte meccanica, la parte di questo tipo, che io sappia non hanno girato un film interessante su questa cosa. Adesso vicino a questa, mi ha raccontato uno che è stato a Parigi poco fa, hanno fatto un'altra sala dove la poltrona dello spettatore si muove in rapporto ai movimenti che si vedono nel film. Ma queste sono cose interessanti che possono anche essere sviluppate psicologicamente, dar luogo a frutti che io non so prevedere. Tuttavia, se vengono questa Géode così com'è, dalla mattina alle 8 alle 2 di notte va sempre, è sempre piena. Tu vai lì e ti dicono, beh, lei entrerà alle... vai lì alla mattina e ti dicono, lei entrerà stasera alle 11. E ti danno il biglietto per la sera alle 11 oppure per il giorno dopo. Quindi loro non si preoccupano dei film che fanno adesso, perché di Omnimax ce ne sono pochissimi. Pare ce ne sia uno a Berlino, ce ne sono in America. In America volevano diffonderlo molto, poi si sono fermati. E così di queste qui dove si muovono le poltrone è la prima che sento e quindi vedremo che sviluppi prende. Poi Circarama che fecero a Torino 61, che c'era lo schermo a 360 gradi,
ed era molto bello. Si stava al centro della sala e ci si girava, e però serviva per certi effetti. Un aereo che gira in mezzo alle Dolomiti veniva fuori una cosa stupefacente. Per due attori che parlano non serviva, no? L'hanno abbandonato del tutto. Andy Warhol, Chelsea di Gas, l'ha girato e proiettato con due macchine su due schermi. Ha fatto un film, guarda, straordinario, Francesco. Francesco nel film fa c'è l'immagine, poi ci sono delle scritte sull'immagine e poi c'è una musica sottofondo. Le tre cose non sono collegate. La mente deve riuscire a separarsi e seguire le tre cose autonomamente. Poi c'è l'ultimo film che c'era a Venezia di Zhang Yimou, dove secondo me la macchina da presa è, cioè viene preparata la scena e la macchina da presa è computerizzata, cioè il regista prevede un po' i movimenti che la macchina da presa deve fare, gli attori intorno alla tavola parlano e la macchina da presa li segue autonomamente, il regista non interviene più, come questa che però è messa lì fissa nella faccia, rifaceva sempre questo, faceva sempre due o tre macchine che lavoravano da sole. Quando fa Empire, davanti all'Empire State Building, mette lì la macchina per 8 ore, ferma, che lavora sempre caricata con un chassis che va per 8 ore e non fa niente. Poi il montaggio può tagliare, può fare quello che gli mette. Se si parla di morto del cinema italiano, certo, il potere è riuscito, il potere, la mercificazione, la monetarizzazione, le leggi del mercato e il prodotto interno lordo e tutte queste cose riescono a distruggere per qualche anno il cinema. No? L'ha distrutto anche il fascismo, il cinema in Italia. Ha distrutto Hitler con Nazionale, non tutto, perché qualcuno è rimasto. Anche nazionalsocialista, per esempio la Lady Riefenstahl, nazionalsocialista ha fatto alcuni bellissimi film. E Lang aveva la sua collaboratrice principale, la Thea Arbau, era di idee naziste anche lei. Non è detto che uno che ha le idee sbagliate debba fare poi anche dell'arte sbagliata. Non è sempre così. Ma però nei film non li tratta mica neanche troppo male, però li tratta così come era l'abitudine. Come era il costume americano di trattarli, perché loro hanno una cattiva coscienza, no? Mi pare che cominciano con Peckinpah a trattare un po' meglio le pelirosse. Questo lo vuol dire i film anche con gli indiani trattati così, perché anche i personaggi delle tragedie non sono mica reali, rimangono sempre dei film stupendi, i film di Ford, specialmente Robe Rosse. Sono in gran parte vetrine per vendere i film. A Cannes, quando finisce la produzione americana, subito dopo c'è il Festival di Cannes, gli americani portano i film, li fanno vedere, li mettono in mostra e i capi delle distribuzioni dei vari paesi vengono lì, li comprano o non li comprano. Il denaro e il sesso dominano il mondo, non c'è mica una scoperta che facciamo qui, eh. Mai preso in mano la macchina da presa. Io la mia macchina è la Olivetti, adesso lì non si vede perché è ancora nella valigia, la Olivetti 22 o 32, le macchine da scrivere, più in là non sono mai andato. La mia è una posizione tutta mentale, dato che io sono fondamentalmente un filosofo, uno scrittore, non fare del cinema, il mio cinema lo faccio con la mia. Con la lettera 22. Chaplin, perché lui è veramente uno, per me è grande come Shakespeare. Pasolini, no, ci siamo visti diverse volte, anche proprio in rapporto al cinema, perché mi aveva chiesto di trovargli un castello su in Alto Adige per fare, quando girava il Decameron. Poi gli trovarono il convento suo a Novacella, a Bressanone.
E poi lo ritrovavo al Festival di Grado e poi ho parlato con lui, con Ziraina, abbiamo parlato del più e del meno, insomma, così. E poi 2 anni ho studiato Pasolini per 2 anni. Pasolini è stato ucciso dalla destra fascio cattolica, insomma, è stato ucciso da potere. Pasolini è stato ucciso per il film Salò. L'hanno picchiato 2 volte, che voleva dire nel gergo della mafia 2 avvertimenti, e gli hanno detto di smettere di fare il film, di non proiettarlo, di farlo sparire. Lui l'ha portato a Parigi e quando era finito l'ha portato a Parigi e loro l'hanno ammazzato. E dopo 20 giorni l'hanno proiettato la prima volta a Parigi. Poi l'ha portato in Italia, a fatica ha girato, l'hanno fermato, l'hanno processato, ha vinto il processo, però il potere lo ha fatto comunque sparire, l'abbiamo visto circa in 20.000 e poi dopo l'hanno tirato fuori, senza un motivo giuridico non ha più girato. Ma quella è stata la causa della sua morte. Ziraina ha scritto 3 volumi sulla morte di Pasolini, che è una specie di suicidio. Una specie di suicidio perché se lui avesse accettato di non fare il film, si salvava la vita. Ma l'hanno fatto dei manovali, non si sa chi siano i mandanti. Si può pensare chi aveva interesse, chi poteva avere delle ragioni di farlo fuori. Dal 45 del muro di Berlino c'è stata la guerra fredda. Nell'ambito, nel giro della guerra fredda, Pasolini è stato ucciso. Come è stato ucciso Aldo Moro. Stato amico e sono ancora amico fino. Ho dato una coppa a Piavoli che aveva quasi i calzoni corti ancora, dei primissimi 8 mm che faceva, perché proprio lui nell'eresia del nostro tempo, oppure adesso non ricordo perfettamente il titolo, insomma un volume di saggi che ha fatto, fa proprio la differenza del linguaggio cinematografico dal linguaggio del teatro, dal linguaggio del romanzo, dal linguaggio della poesia, no? Era uno studioso di queste differenze. Cioè noi studiamo adesso con Derrida le differenze molto di più che le somiglianze, no? Una volta si voleva che il mondo somigliasse sempre ai modelli del passato, adesso il mondo si sviluppa secondo le sue differenze. Quindi sono 3 linguaggi. La semiotica del cinema è molto difficile perché secondo me è anche quasi impossibile, cioè non porta molto avanti perché non hai, cos'hai di base, il fotogramma, non hai la lingua, il romanzo, la poesia si basano sul vocabolario, no? Cioè tu hai già 400.000 parole sulle quali il letterato, il poeta, lo scrittore scrivono. Il pittore lavora su un certo numero di colori, di impasti, di tecniche, che non sono poi tante. Il cinema, ogni fotogramma è per conto suo. Ma arrivare a una sintassi c'è per esempio il saggio di Bettettini su questo. Ce ne sono diversi di tentativi, e c'è il saggio di Pasolini. Però il film è il film, cioè il film visto in sala, con le pareti scure, con le luci giuste, e alla sua grandezza giusta, velocità giusta, con coppie possibilmente quasi nuove, allora, e con sistema musicale perfetto. Allora tu vedi il film, come lo vediamo a Venezia o a Cannes, così. Dopo è sempre un peggioramento. Io continuo a essere un grande appassionato del cinema muto. Vado sempre a Pordenone a vedere il cinema muto. La musica
quantomeno Cedè sarebbe meglio. Lasciare che parlassero le immagini da sole, veramente le immagini filmiche. Se io dovessi, che non ho intenzione di mai di fare del cinema, farei un film muto. Il primo film grande come di Piavoli, Pianeta Azzurro. E allora invece della musica proprio i rumori che, per esempio Dal Bosco in quest'ultimo film usa molto gridi di uccelli o chip chip, insomma le voci degli uccelli, e usa anche alcune canzoni e un pezzo sinfonico. Per esempio ripenso all'uomo di Aran, così, no? che era muto. Non penso che la musica avrebbe aggiunto niente. C'è mai il rumore del mare, forse. Il parlato ha certamente diminuito l'espressività degli attori. Si dice che ogni scoperta tecnica peggiora il cinema. Per esempio gli effetti speciali adesso sta facendo un casino terribile. Si confonde il cinema con gli effetti speciali e l'effetto speciale distrugge tutto, una cosa tremenda. Per esempio quel film di Spielberg sui tifoni degli Stati Uniti era bello così, anche usando molto spesso effetti speciali. Il cinema underground non è bambino. Solamente che il cinema underground non va nelle sale, è particolarmente il cinema nelle sale, il cinema domenicale, il cinema dopo cena, questo tipo di cinema qui che tende un po' a essere bambino, no? Di opere che non fanno parte del cinema bambino. Però fra il cinema underground e il cinema normale c'è sempre un po' di... cioè, quando tu chiedi i soldi alla grande industria per proiettare nelle sale, c'è un certo apisme, c'è un certo... Adesso c'è un mio amico che sta facendo un film con ecco, un altro regista con il quale sono in amicizia da 40 anni, ci scriviamo un paio di lettere al mese, Raffaele Andreassi. Anche lui non è noto, non è conosciutissimo. Un documentarista. Sta facendo un film su Ligabue, è solo 10-12 anni che fa anche altre cose, ma manda avanti sto film. E adesso ha trovato un produttore che lo paga, e naturalmente il produttore vuole il prodotto, lo vuole anche subito, presto. Allora è andato lì nei paesi intorno a Gualtieri a vedere così, e poi è tornato e tante idee le ha cambiate, sta ricominciando da capo tante inquadrature, tante sequenze. Certamente un nuovo futuro maestro è Dal Bosco. E poi questo Chiarostami è straordinario, no? Quello che ha fatto là è il Casoliz, che abbiamo visto a scuola, altri, ce ne sono moltissimi. L'Italia è un paese unico, perché è un paese unico dove ci sono degli avvenimenti, delle strutture di base che non sono in nessun'altra parte del mondo. Quando queste strutture di base, che culturalmente hanno un carattere, hanno sempre avuto nella storia un carattere ritardatario, riescono ad avere il predominio, finché loro hanno il predominio è difficile aspettarsi qualche cosa. Il film che ha fatto Martone a Venezia era molto bello. Un film di questo sindaco che sale il Vesuvio. Erano 5 film che si chiamavano I Vesuviani. Sì. Quello di Martone, che è molto pasoliniano, sì, c'è perfino il corvo che parla e ha la stessa voce, perché è ancora vivo, Leonetti, che ha detto la voce di Uccellacci Uccellini, sì, che parla qui nei Vesuviani. Quello è un film molto interessante. Quello di Papi Corsicato aveva delle possibilità, penso che parla il Papi Corsicato è uno che se andasse a Hollywood e trovasse un produttore intelligente che gli desse soldi potrebbe fare qualcosa, farsi anche molto, ancora più mestiere mettere insieme, no? Cioè Libera era più bello di questo qui che c'era, però in questo qui c'erano anche delle belle cose. Questa scuola napoletana, ma
siamo un po' naif, insomma, non è di fronte, non so, alla grande scuola del cinema muto espressionista tedesco. Sì, ma poi non ha, difatti vedi che non è nelle sale, non è neanche arrivato, i 5 film sono arrivati nelle sale. Ci vuole genio, non talento. E il genio è raro. Per la mia generazione non è stato mitico il 68. Noi non abbiamo, non ci siamo, abbiamo preso un minimo interesse per il 68, pur rendendoci conto che avrebbe generato i guai. Alla fine è servito solo per rafforzare il potere, non per demolirlo. E qua ci siamo, Luigi. A posto? Adesso che cosa dobbiamo fare qui? Adesso parliamo? Parliamo di che cosa?